E salve a tutti ragazzi da Pier Dark Knight 91. Ci troviamo nella terza stagione su This War of Mine, difficoltà massima. Puntata numero 5. Qualcuno ha fatto irruzione. Oggetti rubati. Medicine. Sigaretta di qualità. 4 munizioni e 2 litri d'acqua. Marin si muove a malapena. La malattia lo sta uccidendo. Nella scorsa puntata siamo andati nella zona che cos'era? Il cottage abbandonato, per cercare della legna e poter migliorare il laboratorio delle armi, per farci costruirci una sega che ci servirà per aprire una zona dove ci sono delle medicine, per cercare in tutti i modi di curare Marin. Ma la sfortuna, come potete vedere, ci dice che ci manca un pezzo di legno, uno solo. Quindi non possiamo far nulla. Zlata è depressa, è stanca, ha fame. La chitarra ci richiede 10 pezzi di legna. Ma io non voglio spendere questa legna perché voglio migliorare assolutamente il laboratorio dei metalli. Quindi facciamo andare a dormire Zlata. Marin, accidenti a quei saccheggiatori. Senza provviste siamo già morti. E molto probabilmente in questa puntata perdiamo Marin, secondo me. È depresso, malato terminale, anche se in recupero. Leggermente ferito, anche se in recupero. Ha fame, ma non molta fame. Quindi non lo faremo nutrire. Terminiamo il giorno subito così e andiamo. Dormi a letto Marin per forza. Oramai lo perdiamo secondo me. Rovista Zlata e vediamo se troviamo un'altra zona. Un'altra zona che non deve essere pericolosa. Tutto pericolo attualmente, qui non ci sono medicine. Qui stazione di benzina, una limitata quantità di medicine. Fare attenzione. Condominio distrutto, una limitata quantità di medicine. Incrocio di cecchini, pericolo. L'unica parte, ragazzi, è ritornare qui. Un mucchio di armi. Incrocio di cecchini. Ritorniamo nella città vecchia. Ci prendiamo ciò che abbiamo lasciato. E poi ritorneremo per aprire quella zona dove ci sono le sbarre. Dobbiamo stare attenti perché dobbiamo portarci la legna, ok? Ci portiamo la legna. Solo ed esclusivamente nottata per portarci dietro la legna, che ci servirà anche per fare il combustibile, per poter cucinare, perché la prossima giornata molto probabilmente i nostri personaggi avranno fame. O Zlata, che molto probabilmente, secondo me, possiamo perdere Marin, sicuro. Lo spero, spero proprio di no. Va bene, troviamo la legna, va. Allora, legna. Alcol, ce lo portiamo. Questi due ce li portiamo. Ancora legna. Andiamo avanti. Così, dobbiamo fare così, ragazzi. Secondo me non ce la fa Marin. Secondo me facciamo subito game over. Comunque, noi ci proviamo, ragazzi. Non è facile, provateci. Allora, eccola qui la legna. Allora, sì, ancora legna. Allora, per riempire lo zaino al massimo, dobbiamo trovare assolutamente altre 2 pezzi di armi. Parti di armi. E un pezzo di parti elettriche. Così riempiamo al 100% lo zaino. Da questa parte non voglio passare perché c'è un carro armato. Non mi fido assolutamente. Evitiamo. Evitiamo.
Allora, questi non li possiamo prendere. Qui no. Andiamo qui. Vediamo un po' cosa ci esce. Ok. Siamo a 4. Ci serve solo parti di armi. No, no, non ti devi nascondere. Vai qui. Vediamo. Sigaretta. Qui no. Secondo me perdiamo Marin. Comunque, qui è chiuso. Qui è già stato tutto saccheggiato. Ecco qui che è chiuso. Qui. Vediamo un po'. Ok. Niente. Qui non possiamo andare. Andiamo da qui, niente. Qui niente. Ragazzi, dobbiamo andare via così, dai. Andiamo via così. Finisce questa nottata. Adesso, non lo so perché, ma è sicuro al 99% che Marin muore. Lo sento, lo sento. Sono troppi giorni che è malato terminale. Vediamo. Dai, su, fammi vedere. 12° giorno. Zlata entra e Marin ci saluta, secondo me. Sì, 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 è depressa, è depressa. Sì. Sì. Stato errore mio? Non lo so, non lo so. No, ragazzi. Non si muove Zlata. E adesso? E adesso? Dai, Zlata. No, Zlata. Cioè, abbiamo fatto già game over, ragazzi, al 12° giorno. Benissimo. No, non potevi far nulla per Marin. Se iniziamo la stagione con quello malato terminale. Mannaggia. Affranta, stanca, ha molta fame. E non si muove più. E non si muove più. Vai a mangiare. Vai a mangiare. Dai, Zlata. Niente. Terminiamo il giorno. Non può andare a rovistare. Che depressa. Rimani. È finita qui. È finita qui, ragazzi. Va bene. Forse ci riproveremo in live. Non lo so, qualcuno ha fatto irruzione. Ah, benissimo. Oggetti rubati, alcol, giubbotto, il fucile e lo zucchero. Ok, si muove. Si muove Zlata. Forse possiamo ancora farcela. Forse. Ha molta fame, vai. Vai. Allora, ragazzi, pensiamola bene. Non lasciamo cibo. Lì su. Scusate, ragazzi, ma la gola oggi deve rompere le palle. Allora, il cibo lì su lo lasciamo, perché sennò poi arrivano i maledetti e ce lo rubano, visto che è rimasta solo Zlata. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto ci facciamo la chitarra. E la facciamo bella suonare con calma, così. Cerchiamo di fargli togliere la depressione. Ok? Siete d'accordo, ragazzi? Dove la mettiamo la chitarra? La mettiamo qui, dai. Vai, vai. Allora, adesso dobbiamo sperare che arrivi un nuovo personaggio. Assolutamente. Ha senso, vai. Ok. Ci proviamo. Ci proviamo. Senza Marin è un casino. È un casino. 13° giorno. Ragazzi, la difficoltà massima è... si fa sentire. E signori, la fortuna, la fortuna ci dice che arriva lui. È Roman.
E Roman, posso stare con voi? Sì. Siamo di nuovo in due, signori. Siamo di nuovo in due. Che culo. Che culo, signori. È ferito. Oh, pure tu, mo. E che cacchio. Allora, facciamoli parlare, Che cacchio stanno facendo? Cosa stanno facendo? Vedete il bug? Ok. Allora, terminiamo il giorno. Andiamo così. Visto che è ferito, dovevo farmi e migliorare il laboratorio dei metalli, ma non l'ho fatto. La capienza dello zaino di Roman è di solo 10, quindi fa la guardia. Va a rovistare Zlata, riandiamo nella città vecchia, ritorneremo, andiamo a rovistare, ci portiamo tutti gli altri materiali, così ci facciamo una bella scorta. Adesso abbiamo Roman che è abile nei combattimenti e quindi abbiamo una percentuale maggiore di difendere la nostra zona, il nostro condominio chilometrico. Allora, subito, veloce. Qui non si può andare. Allora, qui sopra c'era ancora tanto. Prendiamo tutto. Ok. Scendiamo. Vai così. Veloci, veloci. Dobbiamo essere velocissimi, ragazzi. Allora, avevamo trovato il fucile, mannaggia, oh. Me la sento per il fucile che abbiamo perso. Ci hanno saccheggiato. Che peccato. Allora, non lo so. Qui possiamo ritornare solo se ci facciamo, ci costruiamo una sega, eh. Ok, possiamo portarci al posto di queste. Mettiamo questo, poi vediamo un po'. Togliamo questo. Ci portiamo questo. Andiamo avanti così. Sì. Ok. Facciamo così, va. Ok, ritorneremo solo se ci costruiamo una sega, eh. Finisce anche questa nottata. Eravamo ad un passo dal game over. Ci siamo salvati giusto giusto. Ma proprio giusto giusto. È arrivato Roman. Roman che nella seconda serie, sapete cosa ha fatto. Quindi dobbiamo stare attenti, con gli occhi attenti, perché può fare la stessa cosa. 14° giorno. Visto che Roman è ferito, adesso dobbiamo assolutamente... Ok, nottata tranquilla. Vabbè, ma con il nostro Roman tutto è più facile, eh? Va a riposare, Zlata. Vai a riposare, eh? Grazie. Fame, ferito e stanco. Allora, miglioriamo. Vai così. Allora, dobbiamo andare a prendere quei due pezzi di carne lì su. Nessuno dei due ha molta fame. Ottima cosa. Adesso dobbiamo curare Roman, che sennò fa la stessa fine di Marin, che non era un personaggio utilissimo, però noi dobbiamo cercare assolutamente di arrivare fino al 100° giorno. Peccato, perché ci hanno rubato il fucile e lo avevamo. Allora, la sega. Ci facciamo la sega e ci facciamo l'accetta. Così se ci serve legna, pum 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 pum, e risolviamo tutto. Vediamo se possiamo farla. Eh sì. Vai così. Bene. Così possiamo passare anche altre nottate solo spaccando legna.
visto che adesso possiamo costruirci altre trappole per il cibo e passare le giornate senza uscire. Quindi sembra che da un momento brutto, da un periodo brutto, da dei giorni bruttissimi, ovvero il giorno 12, 10, 11 e 12, adesso sembra che sia tutto in discesa, o almeno così sembra, così il gioco cerca di farti... Chi è? Dica, ciao, mi dica. Mio marito è morto, ucciso da una granata. Allora non potevo fare niente, ma adesso posso fargli un funerale dignitoso. È noto che i cecchini sparino le persone in lutto, quindi potrebbe essere pericoloso, ma non deve essere fatto. Ma deve essere fatto. Mi aiutereste? E che cosa facciamo? Se faccio sì, devo passare una nottata senza rovistare. Aiutiamo. Sì, sì, aiutiamo. Suo marito merita un funerale dignitoso. L'aiuteremo a seppellirlo nonostante i rischi. Ok. Adesso se mi muore Roman, poi vado a seppellire io la signora. Allora, ragazzi, non ci faremo una nottata rovistando. Non lo possiamo fare assolutamente. Dai, prendi. Ok. Vai. Ci mettiamo il concime. Scendi. Va bene. Allora vai a riposare. Ok. Va bene. Terminiamo il giorno. La notte c'è solo Zlata, quindi fa la guardia e basta. Rimani. Ci facciamo un'altra nottata. Giorno 15. Mamma mia, qualcuno ha fatto irruzione. Ok. Zlata è stata ferita, ma gli aggressori non hanno rubato niente. Roman ha delle ferite davvero brutte. Oh mamma mia. Leggermente malata, leggermente ferita, depressa, stanca, molta fame. Mamma mia sta difficoltà. Troppo difficile. Troppo difficile, signori. Mamma mia. Chi se lo aspettava? Ferito gravemente. Molto sta... Oddio. C'è per aiutare? Cioè io mi facevo i fatti miei. Io mi facevo i fatti miei. Non era meglio? Mannaggia, oh. Che cretino, ragazzi. Mi devo fare i fatti miei. Ecco cosa succede aiutare la gente. Adesso chi mi toglie dai guai? La signora con il marito seppellito? Dov'è? Mannaggia, adesso dobbiamo trovare un sacco, un mucchio di medicine, se no finisce qui. Cioè, due personaggi feriti gravemente... No, leggermente ferita e leggermente malata Zlata, gravemente ferito Roman. Oddio. Ci serve l'acqua. Ecco, ci serve l'acqua. Bene, vai. Allora, vediamo come fare l'acqua. Ci serve il filtro. Lo possiamo fare. Vai. Dai, 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 su. Su. Fatti sti due filtri. Poi andiamo a filtrare lì su. E poi dobbiamo pure aspettare, quindi ha molta fame, ma non la possiamo far mangiare adesso. Mamma mia. Ci serve l'acqua. Me ne ero dimenticato. Se ero più furbo nei giorni precedenti, mi facevo... C'è qualcuno alla porta. Puoi aspettare, grazie. Vediamo se ci porta qualcosa.
Forse la signora che abbiamo aiutato? Speriamo. Andiamo a vedere, eh? Dai, dai. Dai, forza, così. Forza, Zlata. Ok. Vai a vedere chi è. Vai, 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 vai. Ha molta fame. Bene. Scendi. Che casino per andare vicino alla porta, ragazzi. Che casino. Da qui. Scendi. Scendi. Ok. Ok, il nostro amico del baratto. Può essere anche una cosa positiva. Vediamo un po' cosa. Allora, noi possiamo dare niente. Solo tre pupazzi. Questi non ci servono. Questi non ci servono. E basta, non posso dar più niente. Allora. Cazzo di tosse, ragazzi. Non basta, riprova. Allora, possiamo prendere delle medicine alle erbe. Non basta, riprova, anche. Bene. Come siamo fortunati. Cosa possiamo fare? Mamma mia. Secondo me la legna e qualche componente. Non basta, riprova. Ok. Ciao. Potevo far nulla. Allora, ha molta fame. Vediamo se ha fatto. No. Allora, vai a dormire. Terminiamo il giorno. Allora, fa la guardia Roman. Rovista Zlata. Adesso sei nella città vecchia, in quella zona, con la sega. Non troviamo nulla. Madonna come mi incazzo. Madonna come mi incazzo. Vai. Possiamo salvarci. Possiamo salvarci se troviamo le medicine adesso. Vediamo. Sembrava che stava andando meglio, invece. Niente da fare. Allora, qui sopra dobbiamo andare. Vai. Ha un solo utilizzo. La sega. Quindi spero non ci siano altre parti da segare. Ok. Dai. Vediamo. E salta. Non può saltare. Qui c'è cibo. Sicuro. Ok. Acqua che ci serviva. Cosa fanno le munizioni nel frigorifero? Bah. Allora, rompiamo qui. Lì sopra come si va? Adesso lo scopriamo. Io attualmente non vedo medicine. Ok. Qui. Qui ci sono medicine, dai. Qui ci sono medicine. Non ci sono medicine. Oddio. Allora. Meno male che mi sono portato il piede di porco. Meno male. Me lo dicevo. Me lo diceva la testa, ragazzi. Allora. Ok. Ok. No, qua bisogna spalare. Per salire lì sopra. Non leggere, vai qua. Mi sono dimenticato la pala. Bene. Sta andando tutto male. Sta andando tutto male, ragazzi. Sta andando tutto male. Ragazzi, ho sentito il rumore di porta. Ve lo giuro. Lo sentite?
chi è? Ah, ma forse dall'altra parte c'è un altro palazzo. Però c'è quel carro armato. Chi è? Ragazzi? Io spero abbiate sentito il rumore della porta. Secondo me c'è un altro palazzo qui di fronte. E forse lì ci sono le medicine. Sentite? Sentite il rumore della porta? Bah, c'è una persona morta lì. Siamo a metà nottata e la gola mi sta lasciando, come sempre. Gioco a This War of Mine e la gola non funziona. Ma sali, sali. Guardate, c'è una persona morta qui. Oh, mi hanno sparato. Mi hanno sparato. Ma chi mi ha sparato? Abbiamo trovato le medicine. Questa è una cosa positiva. Qualcuno mi ha sparato. Guardate. Chi è che mi ha sparato? Ma io non capisco. Io davvero non capisco. Bah. Bah. Non lo so. Corri all'uscita. Ecco, c'è una persona adesso. Ma chi è? Prima non c'era. Avete visto la difficoltà, ragazzi? No, non ce la fa più, mo muore. Dai, vai via. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo trovato medicine e bende. Quindi possiamo salvarci, teoricamente. Vedremo se la difficoltà massima ci farà curare i nostri personaggi. Lo scopriremo nella prossima puntata. Io penso di chiudere qui. È stata davvero una puntata difficilissima. Abbiamo avuto quei 10 minuti di gloria, ma niente di che. Facciamo quella ferita. Abbiamo portato di tutto. Va bene, ragazzi, io chiudo qui. Nella prossima puntata andremo a curare i nostri personaggi. Abbiamo portato un bel po' di cose. Nella città vecchia non abbiamo bisogno più di una sega, in tutti i sensi. E ci sono ancora dei materiali, ma c'è... ci sono delle persone, occhio. Scriviamo occhio, gente. Prima non c'erano. Non mi è mai successo. Siamo stati anche colpiti da un qualcuno, qualche cecchino. Va bene, ragazzi, io chiudo qui. Lasciate un bel like per supportare la serie. Scusate se a volte ho problemi a parlare, ma appena sveglio, perché sto registrando di mattina questo video, ho questi problemi di gola, diciamo così. Va bene, ragazzi, un bacione. Ciao a tutti da Pierre Dark Knight 91.